Salute Gingers, allora mi sono voluta truccare molto pesantemente per i miei standard perché così le persone non mi dicono che non sono truccata nei video. Quindi ammirate questo bellissimo capolavoro di Make Up Soft. Bene, un po' di sarcasmo a volte non fa male, giusto? Comunque, non me ne sono andata dal canale perché ovviamente non me ne vado perché a me piace fare video. Vi faccio vedere le candele e vi faccio solamente un unboxing. Perché ovviamente non le ho ancora provate, vi faccio l'unboxing e vi parlo un attimino di com'è nata la cosa delle candele e poi vi aggiornerò tra un tot di giorni quando avrò trovato le cose che ci sono dentro. Insomma, mi è arrivato tutto in questo pacco. Allora, a me hanno offerto due candele e questa qui è quella al cotton, quindi cotone, odore di pulito e quant'altro. Ed è questa qua che è molto carina perché si intona anche alla camera che è blu. E quest'altra qui mi sono accorta che è partito un pezzo di vetro. Ecco perché è tutta unta, bisognosa. Comunque, questa qui è quella lì al biscotto cookies. E l'odore, cioè, è veramente fenomenale. Cioè, questa qui è così. Sì, vedi qui si è rotto nell'angolino qua. Devo stare attenta a non tagliarmi. E la cookies era racchiusa in questo scatolino che infatti ho notato che è tutto tipo unto, macchiato, no? No, ma comunque non penso sia stata colpa loro, cioè nel senso tutti i video che ho visto le candele sono arrivate sempre intatte, quindi non penso sia colpa loro. Magari ecco se le avessero imballate un pochino meglio forse non sarebbe successo, però vabbè, magari non è nemmeno colpa loro, cioè. E insomma, in pratica queste candele. Prendo questa qua perché quell'altra è tutta unta, la devo pulire. In queste candele è nascosto un gioiello e questo gioiello lo potete scegliere voi in base alla categoria. Ci sono orecchini, collane e anelli, non mi veniva. E potete scegliere la categoria, però il gioiello nascosto cioè è una sorpresa. Comunque, non mi ricordo in quale dei due, però o in questa o in quell'altra ho tipo scelto un orecchino. E nell'altra ho scelto un pendente, forse questo orecchino e l'altro pendente. Penso sia solamente il pendente senza la catenina. E niente, vi metto nell'info box i vari link, sia delle due candele che il link del sito. E se volete provare a chiedere una collaborazione anche voi, se magari avete un blog, un canale, una pagina Facebook, provate. Perché comunque, cioè, sono sempre in tempo loro a dire di no e magari non accettarvela. È meglio provare, tentare che magari non rimanere con il dubbio che non ve l'accettino. Gingers, allora oggi sono qui perché appunto questo qui sarebbe il proseguo del video che avete visto prima, quindi dello spacchettamento, unboxing. È passato un po' di tempo, ho provato le candele e le ho quasi finite, quella blu diciamo che è giunta al termine, cioè è rimasta la cera intorno, però dentro è bucata praticamente. Quella invece al biscotto ancora c'è un pochino, ma comunque era anche più grande, quindi è normale. Allora, vi faccio vedere cosa ho trovato nelle due candele. Ecco qui. Allora, nella candela quella cookies, quindi quella grande nella confezione che comunque avete visto dal video, si è rotta purtroppo, ho trovato un pendente. E come appunto avevo preannunciato, danno solamente il pendente, non la collanina. Devo dire che è molto molto carino e appunto c'è scritto 925 sterling silver e appunto non c'è il prezzo della cosa comunque che trovate. Se volete potete andare da un orefice e diciamo che ve la valuta e poi comunque voi se magari non vi piace decidete se tenerla oppure che ne so venderla. In questo caso a me questo qui piace veramente molto perché è molto carino, è da me perché è molto semplice e quindi diciamo che me lo tengo perché è molto carino. Allora, gli orecchini sono queste due roselline rosse, sono molto piccole, queste due roselline sono molto molto carine. Non rispecchiano molto il mio genere, quindi non so se
le venderò oppure se le regalerò a qualcuno, non lo so, non rispecchiano molto il mio genere. Se fossero state magari nere o di un altro modello, queste qui però non sono brutte, sono molto molto carine, sono fatte bene, sono incollate bene. Detto questo, vi faccio vedere a questo punto le candele come si sono, insomma, come si presentano adesso dopo che le ho usate per un mesetto circa, non mi ricordo quando ho fatto il video, quando mi sono arrivate. Allora, la candela, quella blu, che non aveva appunto la confezione, l'ho messa io dentro questa giara che ha sopra un coperchio. Praticamente sembra quella dei biscotti, cioè dovrebbe essere quella dei biscotti in teoria. E io l'ho usata per metterci la candela. E ovviamente la parte centrale dello stoppino si è consumata, quindi quando finirò del tutto che non mi si accenderà più, penso che dovrò metterla nel freezer per far staccare la cera dal vetro e poi, siccome la candela profuma, la posso tagliare e metterla nel bruciaessenze oppure la posso usare per profumare per esempio la scarpiera, che voi non avete visto, ma io ho comprato una scarpiera con uno specchio stramega alto, che quando farò il room tour vedrete, insomma. Grazie al treno che mi elogia in ogni video della sua presenza. Quest'altra candela di aspetto è un pochino più bruttina perché appunto c'è nei punti dove la cera si è sciolta è rimasta, diciamo, insomma, la schifezza della cera, ecco, i rimasugli della cera. Questa qui è un pochino più scomoda come candela perché io ho dovuto comprare gli stecchini, quelli da spiedino, per accenderla in fondo perché appunto con l'accendino non ci arrivi perché, cioè, è troppo alta come giara. Io consiglierei di magari fare delle giare più larghe e più basse perché sono più comode, ecco. Detto questo, questa candela profuma quasi più da spenta che da accesa, cioè quando è all'inizio profuma subito, quando è arrivata alla fine, se te la tieni spenta, comunque senti l'odore, questo odore dolce, che poi non è che sa di biscotti, cioè più che altro sembra quasi che sappia di burro, burro e miele, una cosa del genere, insomma. Però questa qui è davvero molto buona e soprattutto mi piace l'atmosfera che crea questa candela rispetto a quell'altra. Perché non lo so, forse il colore giallo, forse perché ha questi pezzi di paglia, scarta, non lo so, forse perché è alta, non lo so. Avete visto anche una foto che ho messo su Instagram? Se non l'avete vista lì, ve la metto in questo momento. Crea una bellissima atmosfera. E poi, boh, mi piace davvero tanto l'odore di questa. A differenza delle due, quella con i biscotti è molto dolce, quindi a chi comunque dà noia l'odore forte, dolce, smieloso, quella non la consiglio. Questa blu piace molto più a mia mamma perché mia mamma ama le cose che siano di fresco, tipo brezza, delle Yankee Candles per esempio. Ama tutte le fragranze, al cotone, al pulito, al talco, queste cose qui. A me piacciono per esempio anche Vanilla Cupcake, tutte queste cose qui, insomma. È cambiata la luce in maniera assurda. Mi sono trovata molto bene con queste candele e ora io non so se di tasca mia le avrei prese perché comunque. Magari come c'è, come vedete, questo gioiellino qui mi è piaciuto tanto, è molto carino e posso metterlo. Quindi se avessi comprato di tasca mia la candela e ci avessi trovata dentro questo, mi sarebbe molto piaciuto. Il prezzo che hanno comunque lo valgono, perché durano tanto. Dentro trovi comunque un oggetto che ha valore, valore almeno più della candela in sé, quindi potete decidere se regalarlo, se tenerlo, se venderlo, se farci quello che vi pare. Quindi, detto questo, io ringrazio tanto le Jewel Candle perché sono davvero delle persone che ti rispondono, sono molto carini. Le accendi tanto all'inizio perché comunque vuoi scoprire il gioiellino. E comunque non ci vuole tanto perché di questa candela, per esempio, era messo qui. Quindi praticamente mancava un centimetro, bruciavi un centimetro e mezzo, 2 centimetri e la trovavi subito. Non è che è messa in fondo apposta, ecco. E nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Noi ci vediamo al prossimo video e un bacione. Ciao Gingers!
Ci aveva sonno lui, vero amore? Avevi sonno? Si è svegliato, scusami. Guarda chi c'è là. Guarda chi c'è, guarda chi c'è. C'è una gingerina che ti dice ciao Livio. Dai bacino a loro. Bravo. Un bacione. I see this life like a... When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams